Il sottopasso pedonale di via Giuseppina a Cremona verrà riqualificato grazie a decorazioni di street art che verranno realizzate da giovani fra i 15 e i 20 anni, grazie a un'iniziativa che vede la collaborazione fra il Comitato di Quartiere 11 Cascinetto Villetta Concordia e il Laboratorio di Street Art, progetto di educativa territoriale del Comune di Cremona gestito dalle cooperative Cosper e Nazareth. Fra non molto quindi il tunnel, che sarà utilizzato dai bambini della scuola elementare Bianca Maria Visconti, sarà allegro e coloratissimo. Il progetto di riqualifica ha preso l'avvio dall'incontro, diciamo, di due progettualità o di due intenzioni che sono incrociate. Una è quella del Comitato di Quartiere di ridare decoro a questa zona e a ridargli vita, e l'altra è un laboratorio di street art dell'educativa territoriale del Comune di Cremona che tramite appunto il linguaggio della street art vuole dare occasione ai ragazzi di esprimersi. E quindi qual migliore opportunità di esprimersi in un luogo dove passano le persone, in particolare ragazzi e bambini. I ragazzi difatti che si stanno adoperando per dipingere sottopasso sono molto motivati proprio da questo aspetto, dal fatto che ci sono delle persone che passano e che possono veramente essere protagonisti di un'azione che va veramente a incidere sul territorio. Non è una prova, non è un laboratorio, è qualcosa che rimarrà anche nel tempo e che comunque va a incidere sul tessuto cittadino. Nel nostro caso, in questo caso del sottopassaggio, andremo ad operare con le bombolette spray, quindi andremo a ripensare uno spazio urbano appunto vissuto dai ragazzi che frequentano la scuola qui adiacente e comunque dai cittadini che passano, ripensare uno spazio con una tematica di fondo, con una progettazione fatta in fase preliminare, e andremo appunto a portare del bello e a far capire che il writing non è solo scritte su scritte, ma può essere anche, se guidato, un fattore appunto di riqualificazione importante.